gara che promette scintille. Tutto è pronto per 90 minuti di grande intensità. Finalmente la parola passa al campo. Mi aspetto un match giocato su ritmi elevati. L'obiettivo in queste gare è innanzi perdere. Questo è l'undici titolare dei padroni di casa per la sfida a 4, classico 4-4-2. Una scelta direi tradizionalista, in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra senza per questo rinunciare a offendere. Formazione ospite che scende in campo con questi 11. Si presentano con tre attaccanti oggi, di cui due larghi sulle fasce e uno come riferimento al centro, dunque 4-3-3. Chiara la loro intenzione di giocarsela a viso aperto, lo spettacolo dovrebbe guadagnarne. Il calcio, come lo sport in generale, deve essere soprattutto, lo sappiamo, un momento di aggregazione, di svago, un'occasione per lasciarsi alle spalle i problemi quotidiani. In questo senso mi sembra più che incoraggiante la risposta di oggi del pubblico. Il calcio è un po' lo specchio della nostra società, Pierre. Quando le cose vanno male, anche tifare per la propria squadra del cuore rappresenta un modo per evadere dalla realtà e rilassarsi per qualche ora. Punta l'area. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Giro palla prolungato per aprire gli spazi. Ottima visione di gioco qui. Occhio da lì. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, solo leggermente imprecisa. Prova a giocare sulle fasce. Può ricevere una posizione interessante. Buono il contrasto, recupera il pallone. Sentiamo da Matteo Barzagli se ci sono degli aggiornamenti sull'infortunio. Matteo. Deve aver preso una bella botta alla spalla, giudicare anche dalla smorfia di dolore sul suo volto. Per il momento però non ha chiesto il cambio, vuole provare a stringere i denti. Bene Matteo, grazie. Pallone profondo per il compagno. Ci sono metri a disposizione.
concedono il calcio d'angolo. Qui possiamo riapprezzare davvero al meglio con il replay il gol che ha dato il vantaggio. Conclusione giro. Palla in area di rigore. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Altro giro dalla bandierina. Corner battuto in mezzo. È in zona cross. C'è un'ottima rete di passaggio. Figueiras. L'appoggia di nuovo al compagno. Si affida al tiki-taka per far uscire gli avversari. Palla pericolosa, bravissimo qui. Buona posizione. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Potrebbe crossare. Perde il pallone, attenzione. Gran palla a scavalcare la difesa. La mette sulla corsa del compagno. A campo a disposizione. Grande intervento del difensore. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Opportunità per il cross. Pallone molto pericoloso questo. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Poteva e doveva fare decisamente meglio, invece qui non mi è piaciuto. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Tocco verticale interessante. Pallone in profondità. La tiene e fa salire la squadra. Figueiras. Buon possesso palla, caccia di spazi. Bravo qui a smarcarsi. Deve sfruttare questa occasione. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa.
bravi a far girare la palla in occasione del gol e trovare il varco giusto per colpire, come ci mostra il replay. La poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Si giocherà ancora per 2 minuti. Perdono il possesso del pallone. Si avvicina all'area. Ottima visione di gioco qui. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio smarcante da cui è scaturito il gol. Ha poi atteso il rimbalzo della palla prima di colpirla e spedirla alle spalle del portiere. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, punizione severissima, 3-0 dopo i primi 45 minuti. Si sta mettendo in evidenza fin qui con un'ottima prestazione. Era sicuramente tra gli osservati speciali e a guardare le statistiche sui tiri in porta e sui gol fatti, si capisce perché. Un vero e proprio incubo per la difesa avversaria. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza là. Ottima visione di gioco qui. Occhio da lì. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione. Ha impattato bene la palla. Ne è uscita. Bravo qui a smarcarsi. Deve sfruttare questa occasione. Si porterà più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Si avvicina all'area. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Inizia la ripresa del match, finora davvero a senso unico. A campo sulla fascia, un altro ottimo passaggio. Restituisce bene il pallone. Fanno girare palla in attesa del momento giusto. Efficaci fin qui i passaggi. Attenzione, passa il difensore. Che gol! Splendida rete! Da apprezzare meglio con questo replay, paziente giro palla che ha portato al gol. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Smith.
Smith. Posizione interessante. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. C'è campo per la ripartenza. Pallone che è uscito di poco. Una ripartenza quasi perfetta, è mancato solo il gol. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Occhio al movimento dei compagni. Buono qui l'intervento del difensore. Occhio al contropiede. Se quel pallone fosse passato sarebbero stati guai. I tifosi di casa sembrano ammutoliti di fronte alla prestazione degli avversari. Sì, Pier, sono stati inferiori in ogni zona del campo e non sono riusciti a opporre un'adeguata resistenza. Tocco di ritorno. Guadagna metri. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Può metterla in mezzo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Brutto passaggio, recupero facile. Smith. Vedremo se in questi minuti finali cambierà qualcosa, ma insomma gli equilibri mi sembrano abbastanza chiari. Lo vede, allontana il pallone, peccato, deve essere una buona opportunità. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. Occhio, cerca l'area di rigore. Contrasto pulito che ferma l'avversario. C'è spazio per la ripartenza. Buona qui la lettura del difensore. Sfuma il contropiede, buono il recupero difensivo.
Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Così può bastare, importante vittoria fuori casa dunque. E questa è una vittoria netta, eh? Al di là del risultato, hanno approcciato la partita con l'atteggiamento e lo spirito giusti, conquistando un successo che non è mai stato davvero in discussione. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. E due gol per lui che hanno deciso il match in favore della sua squadra. Può essere più che soddisfatto della sua prova maestosa. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza là. Ottima visione di gioco qui. Occhio da lì. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione. Ha impattato bene la palla. Ne è uscita. Bravo qui a smarcarsi. Deve sfruttare questa occasione. Si porta da più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Si avvicina all'area. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Viene affrontato da un avversario. Che gol! Splendida rete! Pallone che è uscito di poco. Una ripartenza quasi perfetta, è mancato solo il gol.